Allora, è nata così, è nata che da sempre ho avuto interesse e attenzione a quello che è l'ecosistema, diciamo, sono, da sempre mi informo, mi ha sempre appassionato, mi ero addirittura iscritto a 18 anni all'agraria, quindi questo era un po' il mio desiderio vero, che poi non si è realizzato, perché come sapete ho fatto altro nella vita, per altri motivi. Con la nascita di mio figlio Leo, che ha 23 anni, mi è successo di cominciare, e con l'avanzare dei cambiamenti climatici e il dramma dei cambiamenti climatici che tutti conosciamo, ho cominciato a pensare al pianeta non tanto riferito alla fine della mia esistenza su questo pianeta, ma riferito alla fine dell'esistenza di mio figlio. Mio figlio, grosso modo, se tutto andrà come deve andare, vivrà su questo pianeta, non so, una cinquantina d'anni dopo di me. E sappiamo con certezza, questo ce lo dicono gli scienziati, non lo dico io che sono un cittadino, che la situazione su questo pianeta fra 50 anni, se non interveniamo adesso in maniera drastica, determinata, non sarà sicuramente quella che le nostre generazioni hanno vissuto, e sarà molto drammatica e creerà grandissime difficoltà alle nuove generazioni. E quindi ho cominciato a pensare, io voglio fare qualche cosa, sono un personaggio pubblico, voglio spendere la mia popolarità per questa causa, e ho cominciato prima sui social, come faccio ormai da qualche anno, a informarmi, a pubblicare articoli che leggevo che parlavano dell'argomento, e poi ho cominciato ancora di più a cercare persone che mi potessero aiutare a spiegarmi, a dirmi come poter dare fattivamente una mano. Tra le varie persone che ho incontrato su Twitter, guarda caso, perché il social è un posto dove si annida il peggio della nostra società, ma anche il meglio della nostra società, siamo tutti lì. L'importante è saper selezionare le persone. Mi è fortunatamente capitato di incappare in Luisa Corrado, che è un ingegnere meccanico e soprattutto è una donna che da sempre si occupa di questo argomento con grande capacità, con grande forza e determinazione. Ci siamo conosciuti su Twitter, abbiamo cominciato a parlare e le ho chiesto dammi una mano, e lei mi ha portato al Kyoto Club di Roma, che è un club, è un'associazione di scienziati, di persone che da sempre si occupano di come contrastare i cambiamenti climatici, e ho fatto proprio una mi hanno fatto proprio una lezione approfondita, e da lì è nata un'idea che Annalisa ha sposato e che mi ha aiutato a sviluppare, di lanciare un messaggio che fosse non un messaggio spaventoso, che facesse paura, o anche un messaggio che puntasse il dito contro chi non fa nulla o non è interessato all'argomento, ma che potesse raccontare come in Italia, come nel resto del mondo, esistano realtà, che sono cittadini, gruppi di cittadini o aziende, che intraprendono con successo in un'economia ecosostenibile. E da lì è iniziata l'avventura di Green Heroes, che va avanti da 3 anni. E è nata anche la possibilità di scrivere degli articoli settimanali, prima sono sullo specchio della stampa e ora sul Venerdì di Repubblica, dove settimanalmente raccontiamo il meglio dell'attività in Italia in questo campo. E grazie all'aiuto scientifico del dottor Web, di Annalisa e di tutti loro, e di Roberto Bragalone, che ha scritto il libro con me. Ne abbiamo tirati fuori almeno 120, continueremo a farlo, ed è un viaggio che mi auguro possa durare ancora tanto tempo, ed è una speranza. Insomma, la gente deve capire che dobbiamo fare questo cambiamento, ma soprattutto che intraprendere in un'economia ecosostenibile può essere faticoso, ma è sicuramente la cosa giusta da fare e dà anche maggiori possibilità di successo se ci si crede fino in fondo. E i Green Heroes, alcuni dei quali sono qui presenti tra di noi, lo dimostrano con il loro lavoro e il successo di quello che fanno. Sì, ci sono tanti.